che significato assume questa festa di quartiere in una zona che vuole rinascere, che ha bisogno di attenzione? Ma questa iniziativa, questa festa nasce proprio per mettere al centro il nostro quartiere, rivalorizzare e riqualificare delle zone poco conosciute al resto della città. La prima è andata bene, il primo esperimento del 25 aprile a Farina. Oggi tocca ai bambini di Fondo Gesù. E i bambini di Fondo Gesù ci sono? Ah sì, il primo evento è stato veramente un'emozione perché non ce l'aspettavamo. Abbiamo organizzato con il comitato organizzativo, siamo da dicembre che parliamo e discutiamo. Sì, abbiamo avuto questo piacere di vivere questa emozione con loro, però voglio sottolineare che questi due eventi non sono soltanto per i bambini dei rispettivi quartieri, ma sono due feste aperte a tutta la città, proprio per far conoscere i nostri quartieri a Crotone. Tocca adesso ai bambini disegnare il loro quartiere, come vogliono il loro quartiere, come vogliono vivere gli spazi all'aria aperta, ce l'hanno raccontato tramite i disegni che ci sono arrivati. Queste feste continueranno nei prossimi mesi, sempre con lo stesso format, coinvolgere bambini significa coinvolgere le famiglie, quindi momenti di aggregazione per stare tutti insieme e goderci gli spazi liberi che ci hanno penalizzati in questi due anni di pandemia. E a far da padrona sono proprio i disegni, forse ci sono più disegni che persone. Sì, hanno aderito in tanti bambini con l'aiuto delle loro mamme, delle maestre, e sono arrivati dei veri capolavori dove ci dicono quali sono i loro sogni. E i loro sogni cosa sono? Un'altalena, gli spazi dove giocare a pallone. Quindi adesso sta a noi raccogliere le loro richieste e metterle in atto. Ma io penso che l'idea, per come è nata, quello di coinvolgere i bambini è proprio per alzare il livello dell'attenzione da parte istituzionale, perché come riescono a colorare le piazze i bambini non riesce nessuno. È chiaro che il progetto Disegna il tuo quartiere è un progetto che ha una visione che nel lungo periodo noi valuteremo qualche disegno di qualche bambino che merita di essere attenzionato, e perché no? Se riteniamo che sia opportuno lo attenzioneremo all'amministrazione comunale, con la speranza che l'amministrazione comunale acquisisca le istanze che arrivano dai bambini. Io sono dell'avviso che vanno costruiti i quartieri a misura dei bambini.